La grafica del Novecento è racchiusa in tutta quest'asta, quindi dal Liberty al modernismo fino a raggiungere anche gli anni Ottanta. Quindi un'asta eclettica, divertente, con tantissime firme importanti. Oggi siamo in compagnia di Mirko Morini, uno dei massimi esperti di manifesti originali d'epoca e pop culture. La prossima asta sarà a Milano il 26 novembre, qui da Cambiaste in via San Marco al 22, e nel pomeriggio. Come descriveresti l'evoluzione del mercato dell'arte dei manifesti nell'ultimo periodo? Ci sono dei trend che stai notando in modo particolare? Assolutamente sì, il mercato del manifesto è molto effervescente. Negli ultimi anni è sempre stato in crescita e secondo me andrà ancora più in crescita. E in quanto i clienti si appassionano, si avvicinano a questo mondo, è un mondo facile, è un mondo eclettico, è un mondo dove i prezzi sono molto morigerati ancora su certi tipi di manifesti, per poi passare al collezionismo vero e proprio, che hanno quotazioni sicuramente più importanti. E il trend nelle aste soprattutto, vedo che c'è molto interesse, c'è molta effervescenza anche pre-asta, quindi c'è tanta voglia di scoprire, di vedere cosa abbiamo recuperato. Veniamo ora all'asta che si terrà il 26 novembre. Cosa ci puoi raccontare di questa vendita in particolare? Quali sono i manifesti principali che verranno battuti? Allora, abbiamo creato un'asta molto importante, ci sono 270 lotti circa. L'asta è interessante perché abbiamo toccato tante tematiche differenti, da quelle più facili, veloci come food and beverage, infatti l'asta partirà proprio così, e a tematiche invece di politica, di ventennio, tematiche sull'art déco, sul cinema, musica, teatro, quindi è un'asta molto completa e molto interessante proprio perché tocca tantissimi temi differenti, può appassionare e avvicinare tantissime persone differenti a quest'asta. Abbiamo le più grandi firme della cartellonistica italiana, quindi da Ludovic a Einstein, Metlikovic, Villa, Nizzoli. E degne di nota sono delle sezioni all'interno della prima parte dell'asta che sono dedicate all'aviazione. C'è un'altra parte dedicata al ventennio 22-42 con delle grafiche bellissime futuriste e tutta una parte invece più classica di teatro, musica ed eventi. Visto il numero di cartelloni pubblicitari in asta, come avete deciso di strutturarla? Abbiamo deciso di strutturare quest'asta in due parti in realtà. La prima parte, i primi 90-100 lotti, abbiamo fatto una selezione molto ricercata sia per i collezionisti e non solo, ma con lotti importanti, con lotti mediamente rari da trovare. La seconda parte invece è un'asta un pochino più eclettica, sia come prezzi, hanno prezzi molto più abbordabili, e anche come diversità di oggetti in realtà. Quindi sicuramente, nonostante l'asta sia un'asta sola, abbiamo deciso comunque di dare due segmenti diversi, proprio perché nella seconda parte possiamo far avvicinare persone che magari non conoscono bene l'arte del manifesto e hanno voglia di approcciare con questa nuovi oggetti nella nostra asta.